È una nuova giornata che inizia in pole position per gli amici, soprattutto di Zola Predosa, un vostro illustre concittadino qui nei nostri studi oggi, perché vogliamo parlare di un tema molto complesso, molto particolare, che è quello dei nastri per i trasportatori. Allora, la nostra redazione ha scelto di farlo con la Polynamic, appunto di Zola Predosa. Do il benvenuto a Guido Crotti. Buongiorno, grazie per essere Buongiorno. con noi, Crotti. Cominciamo proprio con la storia, parliamo un po' della genesi di questa azienda. Questa azienda nasce nel 2009, proprio a ridosso l'inizio delle grandi crisi, che poi sono anche, se vogliamo, i momenti di maggiori opportunità. Certo. È sostanzialmente un'azienda che ha un'identità un po' a doppia matrice, nel senso che sono confluite dentro sia una grossa esperienza di progettazione di impianti e macchine per la produzione alimentare e una grande conoscenza del settore dei nastri trasportatori e del mercato. Ecco, per confezionamento cosa si intende? La produzione, probabilmente? Beh, non del tutto, nel senso che il confezionamento dei nastri è un po' come è paragonabile al lavoro di sartoria, nel senso che il nostro lavoro consiste nel approvvigionarci della bobina che viene prodotta appunto in stabilimenti dove vengono fatte queste produzioni di base, di tutti gli accessori e poi dopo mettere a misura, perché il nastro trasportatore, ogni macchina ha le sue Quante caratteristiche tipologie ne esistono? e ne esistono tante perché è materiale plastico, quindi si va dal PVC ai poliuretani, ai poliesteri e come dico, ogni macchina poi ha le sue necessità, perché dire nastro trasportatore è difficile. È difficile perché da un lato tutti abbiamo presente il nastro del banco cassa piuttosto che quello che ci porta via le valigie in aeroporto. Poi invece in realtà oggi il nastro trasportatore è diventato una componente essenziale anche per il funzionamento di molte macchine all'interno di processi produttivi. Ecco, voi avete un prodotto di punta, qual è? Beh, noi ci siamo specializzati, abbiamo preso la strada sia dei nastri in rete di poliestere che servono per le filtrazioni, per i lavaggi nell'industria sempre alimentare, che anche nell'essiccazione o nella pastorizzazione, sempre nel nostro settore principale è quello proprio agroalimentare. Certo, c'è una filosofia che contraddistingue la Polynamic, qual è? Beh, guardi, sostanzialmente noi andiamo alla ricerca di quelli che sono un po' delle nicchie, dei settori di mercato dove ancora non ci sono quei grossi numeri, ma ci sarebbe un interesse. Per cui li prendiamo con i clienti, cerchiamo di svilupparli e di portare i prodotti a un livello di industrializzazione per cui poi dopo si riesca poi a affrontare anche i mercati con un'altra. Abbiamo detto Crotti, mercati nazionali, ma anche esteri? No, noi principalmente siamo sul mercato nazionale, perché come azienda siamo piccoli, Avete siamo nati di preferito recente. presidiare bene questo? Beh, partiamo da qua, poi collaboriamo anche con distributori che secondariamente fanno arrivare sui mercati esteri i nostri articoli. È un bel riconoscimento, in Sì, questo senso. Va bene. dobbiamo molto sia ai nostri fornitori che anche ai clienti che continuano a sopportarci. Bene, allora ringrazio Guido Crotti della Polynamic per essere stato con noi e complimenti. Grazie Grazie.